subito al secondo tavolo, sono molto incuriosito da sapere, Saverio, che cosa hai tirato fuori, anche perché era un tavolo veramente composito, con tante persone. Il tema era città europea dell'impresa e dell'innovazione sociale. 8 minuti, vai. Eccoci qua, in realtà ci siamo fatti sentire, quindi sapete già tutto perché abbiamo urlato, essendo in 20 dovevamo parlare un po' forte per farti sentire. Allora, abbiamo provato a sintetizzare un po' i diversi pensieri che sono emersi, con una premessa centrale e poi una serie di proposte di lavoro. La premessa centrale è questa: avevamo al tavolo rappresentanze un po' di tutto quello che è il mondo economico e sociale, quindi a partire dall'università, a imprenditori, a ricercatori, al mondo anche della pubblica amministrazione, un po' al mondo della scuola. Tutti, la nostra convergenza è arrivata su un primo punto che riteniamo fondamentale, ovvero l'amministrazione della città metropolitana deve fare politica industriale, che non è una parola vuota, ma deve prendere decisioni su qual è un possibile, decisioni, ovviamente adesso vi racconto come, sul possibile sviluppo economico e sociale della nostra città. In che modo chiediamo all'amministrazione comunale di fare politica industriale? Di operare come facilitatore e aggregatore, quindi abbiamo progetti, esperienze, attori rilevanti nel nostro territorio. Chiediamo al comune in qualche modo di fare appunto da facilitatore tra questi soggetti, fondamentalmente su due linee di attività. Una prima linea di attività, quindi sempre in collaborazione, diciamo, con gli attori del sistema economico sociale, una prima linea di attività è l'individuazione di aree di sviluppo strategico, quindi all'inizio del mandato individuare quali sono le aree su cui si può sviluppare il futuro dei prossimi anni di Bologna. Noi ne abbiamo identificate alcune, abbiamo lasciato volutamente dei puntini perché questo dipende anche dalle persone che ovviamente erano presenti al nostro tavolo. Tra quelle che abbiamo individuato, Bologna, come seguendo una linea che è già stata aperta in questi ultimi anni, hub di turismo e cultura, Bologna come terreno per la rigenerazione urbana e la riqualificazione energetica, Bologna come area nella quale può avere luogo l'innovazione tecnologica e digitale, Bologna come area nella quale si può sviluppare l'imprenditoria e il business nell'ambito della qualità della vita. Ripeto, l'elenco ovviamente non è esaustivo, ma queste sono aree che riteniamo particolarmente rilevanti. Quindi da una parte individuazione assieme agli attori di aree di sviluppo economico, dall'altro integrarsi e facilitare l'integrazione tra gli attori su quelli che abbiamo chiamato asset o beni comuni o commons, quindi strumenti che sono utili per sviluppare poi la nostra capacità competitiva come città in questi business che abbiamo individuato. Un modello che può essere un modello scalato, diciamo, in maggiore dimensione è quello che ad esempio il nostro tavolo ci ha raccontato sulla consulta delle attività produttive, il cui nome in realtà è, come dire, limitante rispetto al ruolo, che c'è a Castelmaggiore, ovvero un incrocio tra amministrazione pubblica e attori del territorio per sviluppare assieme dei progetti specifici che abbiano impatto sul territorio stesso. Che asset abbiamo individuato? Quali sono i beni comuni per sviluppare la competitività della città? Innovazione tecnologica, ovviamente, a partire dallo sviluppo e dalla riqualificazione dei laboratori tecnici, quindi innovare la qualità dei nostri laboratori tecnici. Alcuni imprenditori ci dicevano che sono costretti ad andare all'estero per sviluppare questo tipo di capacità. Abbiamo una signora università, quindi su questo possiamo investire e lavorare. L'internazionalizzazione, quindi la capacità del nostro sistema, sia per le imprese che devono nascere sia per le imprese esistenti, di collaborare e di vedere il mercato in un'ottica globale, con due direzioni: da una parte cercare di portare le nostre imprese a livello internazionale, ma dall'altro lato essere internazionali anche attraendo competenze, quindi facendo diventare Bologna un punto nel quale le competenze di livello a livello internazionale, europeo ed internazionale, possono venire a darci una mano. Altro asset, bene comune per sviluppare competitività,
quello che viene chiamato nel gergo abbastanza tecnico, in realtà sistema duale, in altri casi alternanza scuola-lavoro, quindi anche qui la giunta deve fare da ponte tra soggetti, scuole, imprenditori, università che possono fare formazione nell'ambito dell'educazione al lavoro e all'imprenditoria. Già ci sono dei progetti in atto, questi progetti vanno valorizzati e poi possibilmente farne nascere anche altri. La digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione è un altro asset che il mondo produttivo ritiene indispensabile per rendere il mondo produttivo stesso più competitivo, così come, e vado a chiudere, la contaminazione tra, anche questa facilitata dalla pubblica amministrazione, tra start-up, università e imprese esistenti. Chiudo con questo, così mi faccio capire forse ancora meglio. Gli incubatori possono essere nuove strutture, ma gli incubatori possono essere, qui c'è la disponibilità precisa degli imprenditori, anche le aziende esistenti. Quindi le persone che hanno nuove idee di impresa possono andare a sviluppare all'interno delle aziende esistenti che esistono nel nostro territorio. Grazie.